Buongiorno, oggi maggio 2010 mi trovo nel comune di Sabaudia, precisamente nella sala d'arte del maestro Dino Catalano, originario di Sabaudia, che da giovane già ha iniziato l'attività di pittura, ma ora è abbastanza fiorente, ecco, produce dal paesaggio. Nell'ultimo periodo ha iniziato con volti e paesaggi punto. Ora chiediamo due parole, la facciamo dire all'artista, che ci dice? Allora, che ho cominciato da poco, ma ho cominciato per una ragione specifica. Diciamo che sono 5-6 anni, però ho dipinto anche da ragazzo e questa passione ce l'ho sempre avuta. Però l'ho potuta manifestare proprio grazie a una cosa che mi è successo, cioè mi è arrivato tra capo e collo la malattia del morbo di Parkinson, e quindi forse mi è scattato qualche cosa per questa ragione. Cioè, voglio dire, io dipingo in piena libertà. Questo mi è possibile soltanto perché io non vendo e non tengo conto delle esigenze del mercato o dei mercanti, e mi sento di fare tutto quello che mi passa per la mente. E qui ho trovato un modo di esprimermi nel vero senso della parola. Sono veramente libero quando io dipingo, perché posso permettermi di fare tutto quello che voglio, anche questa roba qui. Però attraverso il colore, la forza del colore, io riesco a esprimere quello che ho dentro, e quindi posso addirittura spaziare da un informale di questo a un quadro classico come questo qui. Questo è un classico paesaggio, oppure andare a fare un mare di quello, o una spiaggia delle Maldive, esotica, con la sabbia bianca. Io vedo la sala d'arte pienissima, anche soppalchi, pareti tutte piene, arricchite da colori che alla fine ravvivano l'ambiente. Certo. E so che fate anche, o avete fatto, state continuando, attività anche culturali, artistiche, nel giardino qui vostro, della casa. Sì, abbiamo intitolato queste manifestazioni di cultura in giardino. In giardino vuol dire che noi i sabati, tutti i sabato di luglio, agosto, dalle 8 a mezzanotte, organizziamo qui questo spazio verde. Spazio verde sotto una palma, ancora che resiste. Qui mettiamo il pasto, ci sono le sedie, oddio. Sono le sedie, e facciamo intervenire filosofi, artisti di ogni genere, e vediamo che la gente ha bisogno di arte, viene sempre qui e ce ne viene tanta. E ultimamente avete fatto una mostra collettiva con l'artista? Sì, oddio, non mi ricordo. E prossimamente? E a Sormoneta? Ultimamente ho fatto io mi emoziono sempre. Guarda, prossimamente ci sarà quindi la mostra a Sormoneta, e ci continueranno gli incontri culturali nel giardino proprio del maestro a Sabaudia, sempre provincia, sì, di Latina, sì. Lazio. Grazie. Guarda, grazie.